La storia ci dice che dobbiamo stare insieme, che dobbiamo combattere anche la battaglia per la sopravvivenza di una Europa che si configuri come una prospettiva di comunità europea di fronte ai grandi colossi del nord, del sud, dell'est e dell'ovest che spingono sul pianeta. E noi dobbiamo spingere secondo la nostra vocazione, che è quella della pace, della fraternità, della solidarietà e dell'amicizia. I nazionalismi sono una brutta storia, sono sempre una serpe in agguato. E il nazionalismo sbuca fuori quanto più è forte la tragedia di un mondo diviso. Riuscirà l'Europa a compattarsi, a stare insieme? Questo è il problema, perché l'Europa sì, è nata con l'accordo di Roma, ma attenzione, poi si è evoluta l'Europa con tutti i paesi che erano soggetti al gigante russo. Quindi il problema è anche non soltanto orizzontale, quello dei nazionalismi che dividono orizzontalmente, ma anche verticale, la spaccatura ancora non sanata del muro di Berlino. Dobbiamo operare da buoni europei perché il seme della comunità di intenti venga a fondarsi proprio sulla volontà della maggior parte dell'Europa di compattarsi e di combattere per la pace. Non abbiamo saputo contrattare a sufficienza la parità dello scambio, questo è stato il difetto iniziale. Non abbiamo controllato i mercati nel momento nel quale il passaggio dalla moneta nazionale a quella europea doveva imporre il mantenimento dei prezzi. E poi ci siamo trovati con una serie di governi deboli, dovute anche alla quantità di tempo a disposizione di ciascuno a fronteggiare un colosso che in 10 anni non ha cambiato niente e rimane un colosso. Conosciamo bene cosa sono i tedeschi, non dobbiamo guardarli con l'occhio della sfida, ma con l'occhio di una nazione che ha in sé la forza non di contrastare, ma di giungere a negoziati paritari. Questo è compito della politica, se la politica non è capace e se noi non siamo capaci di rivolgersi ad una politica capace, evidentemente la partita non potrà essere vinta.